Siamo di nuovo scesi. Il grande cortile. E adesso andiamo a vedere l'altro cortile, quello interno, che abbiamo già intravisto affacciandoci da alcune finestre al piano superiore. È un cortile, quello che andiamo a vedere adesso, dove c'è pure l'uscita di sicurezza del teatro dell'ex ospedale militare, teatro, diciamo auditorium, dove si svolgevano convegni di medicina, non so se medicina militare o meno, ma... e sarà uno spazio anche questo utilizzabile dal progetto che presto verrà presentato a Palazzo d'Accursi, progetto di gestione, rigenerazione urbana di questo incredibile posto tramite le attività di associazioni culturali, soprattutto in gran parte, eccolo là il cortile, vediamo in fondo, tra le quali per esempio anche l'Accademia delle Belle Arti. Culturale, insomma, ci sono molti lavori da fare. Secondo me qualche consolidamento sicuramente, sì. Ma non una cosa pazzesca. Sì, infatti, non mi sembra che sia una cosa... Poi il tema è, secondo me, bisogna fare una retribuzione per fase, quindi... Certo. Step by step. Assolutamente sì. Questo è un bellissimo cortile autunnale, quello che abbiamo visto al piano di sopra. Qua altre stanze, perché non finiscono mai le stanze... E laggiù c'è l'uscita, un'altra delle uscite. Qui devono esserci le residenze sociali. Alberone, agricolo, terrazze. È un pezzo nel cuore di Bologna, completamente disabitato. E diciamo che la natura qua ha fatto il suo corso, perché... ad esempio, tacchete, albero caduto, e là dietro c'è l'uscita per gli automezzi. Eccolo la carraia, questo... classico, perché ha fatto militare, sa cosa significa, corpo di guardia della carraia, appena uno finiva, smontava, tacchete in cucina, truffa. Cucina truffa, non degli ufficiali, sottufficiali, e il refettorio. E questa è tutta la parte non storica, adesso magari andiamo a vedere com'è.